Se fosse un vero leader, Maurizio Landini oggi lascerebbe la CGIL. È riuscito a fare un capolavoro. Un fallimento dello sciopero di queste dimensioni non si era mai visto. Ha perso su tutti i fronti. Beh, innanzitutto i numeri. Doveva essere lo sciopero che blocca l'Italia. Hanno viaggiato il 100% dei treni ad alta velocità, il 99% degli intercity, l'85% dei treni regionali. Diciamo, paese. Praticamente non si è accorto, se non fosse per i TG e i giornali di sinistra che pietosamente rendono conto del fatto che c'è stato uno sciopero, in pochi se ne sarebbero accorti. È riuscito ovviamente a spaccare il sindacato perché la CISL non era in piazza, è riuscito anche a far sì che la Schlein e Conte prendessero le distanze da lui. E quindi, diciamo così, è isolato politicamente, certo, ci puoi dire, non sono andati in piazza a sostenerlo perché lo temono e quindi non volevano legittimarlo. In realtà, secondo me, non sono andati in piazza perché hanno annusato la figuraccia e se ne sono tenuti ben lontani. È stato aperto con il garante perché il suo sciopero generale è stato considerato non legittimo, ha perso, malgrado gli insulti, con Salvini, perché alla fine l'Italia ha funzionato, insomma, e soprattutto nessuno ha ancora capito perché è sceso in piazza. Uno sciopero contro la finanziaria proclamato prima della finanziaria. Uno sciopero a cui mancava una motivazione forte se non il fatto che l'Italia nel complesso non sta bene e mi sta antipatico questo governo. Adesso è ora di fare qualcosa, adesso basta. Ecco, io forse adesso basta, che era lo slogan della manifestazione, dovrebbe applicarlo a se stesso, visto che nella sua carriera, certo non è solo lui il colpevole, questo va detto, non ha migliorato la condizione dei lavoratori, non ha migliorato il potere d'acquisto, non ha migliorato le condizioni di lavoro, non ha migliorato la produttività, non ha fatto praticamente nulla. Quindi io rivolto lo slogan, caro Landini, forse adesso basta, ma non per il centrodestra o per Salvini, che anzi sono secondo me solo contenti più che resti lì, ma per i lavoratori italiani.